sugheri, e poi c'era la posa di questi meravigliosi pastori stile 700, quelli vestiti, che poi hanno segnato anche un po' la mia evoluzione nel fare il presepe. Prima di arrivare al presepe di oggi, Sì. ma Pasquale D'Annunzio ad oggi a casa lo fa il presepe? Visto che stai sempre in giro a montare presepe degli altri. Presepe degli altri, intendo dire per le comunità. Allora, ultimamente sono stato partecipe di una manutenzione straordinaria insieme alla signora Sonia Bruno Santuario di presso, Grottaminato. sì, del santuario della Madonna di Carpignano, nella cripta del santuario dove c'è un presepe permanente, con belle statue stile 700, qualche bel pezzo anche. E niente, c'è stata questa manutenzione straordinaria, dove c'è stato il cambio muschio, Vabbè, diciamo, è manutenzione stato aggiunto particolare, qualcosa di. sì, qualche scena nuova. E per di più sono stato invitato a portare anche i miei lavori fatti in polistirene, perché io ho iniziato questa passione ultima, ho rafforzato questa passione nel creare scene presepiali con il polistirene. Ciliegina sulla torta dei miei lavori è il famoso obelisco di paglia di Che Fontana poi ci Rosa arriviamo anche a in quello. miniatura. E niente, poi ecco L'hai c'è. inserito nel presepe il carro di Fontanarosa? No. Ma c'è un'idea di inserirlo in qualche presepe? Sì, Sì, si può aggiungere. progetti futuri sì. Quindi andiamo a modificare un po' la vecchia visione del presepe di una volta, aggiungendo anche qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo, sempre attenendoci al contesto di Fontana Rosa. Il presepe, Quindi il il carro si deve montare carro, solo ed la esclusivamente in un paglia, presepe di Fontana Rosa. Non possiamo andarlo anche. a mettere. Vabbè, Carpignano lo fa il carro, quindi. Ho messo il carro però fuori dal contesto Incredibile. presepiale, del presepe stesso. Erano più belli i pastorelli in plastica di una volta, di 20 anni fa, o questi che si iniziano a costruire oggi? Allora, ogni tipologia di pastore ha il proprio significato, la propria simbologia, il proprio affetto. Io conservo ancora tuttora in modo geloso quei primi pastori in plastica, anche perché con il tempo la Che poi passione. diciamo che sono stati tutti tolti quelli in plastica, quindi oggi non è difficile Sì, trovarli, quindi. anche perché la passione è crescendo sempre più. L'esigenza è naturale che porta a passare da un pastore di plastica al pastore di terracotta degli artigiani di San Gregorio Armeno, per poi, ecco, sentendomi insoddisfatto anche del pastore di terracotta, con qualche piccolo pizzicotto sulla pancia, sono E passato poi a. noi adesso iniziamo a vederli qualcuno, già si vede nel video, li Sì. possiamo già prendere il vecchio zampognale, possiamo dire. Allora, Questo lo questo facciamo qui, vedere lì, così lo vedono tutti. il pastore dormiente, questo è Benino, il famoso pastore dormiente che mentre dorme sogna tutta la scena del presepe. Del presepe, infatti, c'ha un volto meraviglioso, preso dal sonno, però. Questi quando tu li vai a prendere sono già composti oppure Pasquale poi gli dà il tocco finale, magari No, li sono già veste? composti, io mi fornisco presso la bottega del maestro Vincenzo Saccardo di Avellino, dove in questa bottega collaborano bravi e preziosi ragazzi, Adriano Costa, Salvatore Fiore, e niente. L'amicizia con il maestro Vincenzo Saccardo è nata per una collaborazione durante la mia prima personale mostra a Ferragosto a Fontana Rosa, avendo come centro il carro in miniatura. E niente, lì mi fornisco di questi pezzi, iniziando questa mia collezione personale che pian pianino si dice che in un anno solare ci si compra un due o tre pezzi per arricchire Ah, ogni sempre anno più. quindi. Sì, è un salvadanaio a parte che viene fatto e viene coltivata questa grande passione. E a San Gregorio Armeno quante volte ci vai durante l'anno? Allora, San Gregorio Armeno è una tappa che almeno una volta all'anno In questo si. periodo oppure vai durante mesi antecedenti alla costruzione? Allora, San Gregorio Armeno di questo periodo è il suo periodo, perché
però San Gregorio Armeno è tutto l'anno per il presepista, così come per il presepista è Natale tutto l'anno, perché tutto l'anno si presenta. Inizia la, tu, il 15 d'agosto invece di andare sulla spiaggia ti metti con colla calda magari a fare qualcosa. Sì, anche quindi. Il 15 agosto, quella mezz'oretta sono stato nella mia piccola bottega che è il sottotetto di casa, io, anche se avevo in corso questa prima mostra personale. Prima di fermarci con un piccolo stacchetto musicale, ti porto giusto una domanda. La situazione attuale della situazione del carro di Fontana Rosa dopo i fatti avvenuti un paio di anni fa sulla caduta, allora, è stato ricostruito e pronto, sperando per quest'estate che il Covid ce lo lascia tirare? I pezzi che sono stati danneggiati a seguito della caduta sono stati tutti sapientemente, certosinamente non cambiati, ristrutturati, ricostruiti, la paglia è stata reintrecciata. Ecco, i famosi registri che vanno a comporre il carro sono pronti anche per le strutture, gli scheletri dei pannelli che devono essere ultimati. Va bene, io vi porto in musica, lui è Gazzella con Fottuta Canzone, subito dopo torneremo ancora a parlare di presepe, inizieremo un po' sulle parti più... quello più bello che hai costruito, quello più gelosamente che ti tieni, poi vi facciamo vedere quello che resta qui a CRT. Lui è Gazzelle con Fottuta Canzone. Sopra il pianerottolo, noi due contro tutto e tutti, questo si è romantico. Come questa fottuta canzone, che la strillo finché non c'è voce, che sto bene soltanto di notte, di notte, di notte, di notte. Come questa fottuta canzone, che ci spacca in due pezzi la faccia, e tu stai come me e io sto come te, ma stavolta ci metto la faccia. Ci metto la faccia, ci metto la faccia, ci metto la faccia. Non mi scordo mica l'anno scorso, quanto stavo male tutto storto. Cielo nero fisso tutto il giorno, mal di testa, panico, panico, panico. Ho paura di star bene, faccio finta che non me frega niente, invece, 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 sì. Taffe, 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 rulli sopra il pianerottolo, noi due contro tutto e tutti, questo si è romantico. Come questa fottuta canzone, che la strillo finché non c'ho voce, che sto bene soltanto di notte, di notte, di notte, di notte. Come questa fottuta canzone, che ci spacca in due pezzi la faccia, e tu stai come me e io sto come te, ma stavolta ci metto la faccia, ci metto la faccia, ci metto la faccia, ci metto la faccia. Eccoci, rieccoci, ci eravamo un po' addormentati, stavamo parlando del presepe, avevo preso sonno come quel Benigno. Con Benigno. Benino, avevo preso sonno anch'io.
Sonia Bruno ti dice: bravissimo, invitati tutti a Carpignano. Ricordiamo che il presepe di Carpignano è pronto per la... era già pronto, è stato fatto qualche piccola ristrutturazione. È un presepe, mettiti più vicino al microfono, è un presepe in forma permanente, resta tutto l'anno, visitabile tutto l'anno. È un presepe con bei pezzi, qualche pezzo anche del Settecento. Quest'anno abbiamo fatto una manutenzione straordinaria insieme a Sonia Bru, a cui va tutto. La tua maestra, sì. Quindi a cui hai fatto il famoso discibolo. Discibolo, sì. E infatti io ho sempre detto che preferisco essere sempre un discepolo, mai un maestro, anche se qualcuno mi chiama maestro, ma non lo sono. È solo tanta, solo e semplicemente passione per il presepe. Che poi per la straordinaria manutenzione al presepe di Carpignano siete partiti a settembre, ottobre? No, abbiamo iniziato verso il 26 novembre. Ah, quindi... Però a ritmi che giorni, notte... No, di mattina... Vabbè, ci avevate pure qualche prete che vi dava una mano. Sì, quindi... il padre mercedario, a cui va il mio ringraziamento per aver creduto in noi. E niente, sono emozioni che... si serbano all'interno del proprio bagaglio culturale per andare avanti. E invece quello di Fontana Rosa, da chi è stato montato quest'anno? Allora c'è il gruppo presepe di Fontana Rosa, che quest'anno, a dire la verità, io il presepe di Fontana Rosa lo porto sempre in modo particolare nel cuore, perché sono cresciuto tra quei ceppi, tra quei pastori, sì. E sono anche tasti un po' dolenti pensando a quel critico furto avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 dicembre del 1982. Tutti i pezzi del Settecento di valore, si parla di un 150 pezzi se non di più. La caratteristica, caratterizza il presepe di Fontana Rosa perché è fatto con ceppi di olmo e radici di ulivo, materiale molto dalle teste assai bitorzolute, molto, che presenta, se ben assemblato, rappresenta molto il paesaggio irpino. Molte volte c'è la tecnica dell'incartamento con colla di farina e carta straccia, poi si passano i colori a polvere, queste terre che vanno a simulare, ecco, un po' il terreno. E c'è qualche tocco di muschio come vegetazione. C'è un pezzo del presepe che Pasquale Iannuzzo è molto legato, qualcosa che ha costruito, che gelosamente magari lo mette in una vecchia scatola delle scarpe, nascosto, no? Al momento no, al momento c'è qualche pezzo del presepe, qualche pastore, ma non che custodirò in qualche scatola materiale la figura di Gesù Bambino, però la conserverò nella scatola del mio cuore. Gesù Bambino viene cambiato ogni anno nei presepi di Pasquale, oppure manteniamo sempre lo stesso bambinello? Allora, ogni... l'evoluzione, c'è stata anche un'evoluzione riguardante la figura del bambinello Gesù nei presepi di Pasqualino e Annuzzo. Ecco, e ho iniziato... Ah, quando dici sto cognome mi piace assai, però. Sono Iannuzzo. Quelli pochi ne siamo, ma... buoni. Ma speriamo buoni, almeno... E niente, ho iniziato ad avere il classico bambinello di plastica per poi passare al bambinello di terracotta, ed ora c'ho finalmente un bambinello, sì, di terracotta, però con occhi di vetro. Facciamo vedere gli altri due pastorelli, magari compresa, se non erro, quella è una... La scena. È una fontana, quindi se non... Sì, ti do una mattata. Anche come simbolo del mio paese, Fontana Rosa. Ah, questa è la fontana che sta in piazza Fontana Rosa. È una... richiama un po' la fontana di Fontana. Ecco qua, nello schermo la vedete, quindi in diretta Facebook la state ammirando. Invece lui è?
Allora, lui è Pasqualino. Vicino al microfono, altrimenti non ti sentono. Lui è Pasqualino con la ciaramella. Pasqualino. Le classiche pastorali. E poi abbiamo un altro pastorello anziano, e quindi... poi c'è... Io dico anziano perché lo vedo dalla faccia, quindi non... Mentre lui è Davide. Ah, questo è quello che mi dovevi lasciare a me, sì? Sì. Ah, ok. È lo zampugnato. Perché mi hai fatto pure pelato, però? Così è